importante accordo territoriale per favorire l'accesso al credito degli operatori locali in sofferenza per gli effetti negativi causati dall'emergenza Covid-19. Con le dovute precauzioni e protezioni, anche Sondrio ha abbandonato la fase 1. A Chiavenna, l'appello del sindaco della Bitta, ora ripartiamo. Ma con quali trasporti? Pochi treni e tanta ruggine. Da oggi test sierologici anche in provincia. Nei centri prelievi di Chiavenna, Bormio, Morbegno, Tirano e Sondrio, i test per verificare chi abbia sviluppato gli anticorpi al Covid-19. La genuinità è più forte di distanziamento, termometri, lavamani, mascherine e pannelli in plexiglass. Il mercato coperto di Campagna Amica, preso d'assalto dai cultori del mangiar sano, ripartire dalla speranza. Il più cordiale ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Enti, associazioni di categorie, istituti bancari e confidi uniti per dare al più presto una boccata di ossigeno alle piccole e medie imprese locali. Siglato infatti un importante accordo territoriale finalizzato a contenere gli effetti negativi dell'emergenza Covid-19 sull'economia locale. Ma vediamo nel prossimo servizio di cosa si tratta. Prima va affrontata l'emergenza sanitaria, poi si penserà a come aiutare l'economia locale a risollevarsi. Nelle settimane più drammatiche di diffusione del coronavirus, questo andavano ripetendo i nostri rappresentanti istituzionali. Non erano soltanto parole, tant'è che possiamo dire che la soluzione non si sia fatta attendere, anzi, arriva proprio nel primo giorno della cosiddetta fase 2. Arriva sotto forma di accordo territoriale per dare al più presto una boccata d'ossigeno alle piccole e medie imprese e vede l'impegno condiviso di enti, associazioni di categoria, istituti bancari, confidi, Conas Confidi Lombardia e Confidi Sistema. L'accordo territoriale per il sostegno finanziario attraverso il nuovo credito riguarda tre misure. Nuova liquidità fino a 25.000 euro prevista dal decreto liquidità, un intervento di liquidità fino a 150.000 euro, e mentre per la terza misura si tratta del riequilibrio finanziario con l'erogazione di finanziamenti fino a 250.000 euro con in ogni caso almeno 25.000 euro di nuova liquidità. È prevista inoltre la possibilità che gli enti pubblici creino un fondo comune per ridurre i costi alle imprese, mentre banche e confidi hanno posto in atto condizioni di miglior favore. In un momento di grave difficoltà per le aziende, tale accordo mira a efficientare il provvedimento assunto dal governo, dichiara Massimo Sertori, assessore regionale a enti locali, montagna e piccoli comuni. In particolare, specifica Sertori, chiarisce che il finanziamento, ad esempio quello dei 25.000 euro, è aggiuntivo rispetto a eventuali linee di credito già attive da parte dell'azienda richiedente nei confronti dell'istituto di credito. Fissa un tasso di interesse accordato con le banche, che sempre nel caso dei 25.000 euro è pari all'1,5%, e attraverso il sistema Confidi mira a velocizzare le istruttorie e conseguentemente l'erogazione della liquidità. In questa nuova fase di ripartenza, l'elemento legato al sostegno economico è una condizione imprescindibile per un rilancio della nostra economia, afferma Elio Moretti, presidente della provincia di Sondrio. Da un'idea iniziale, in tempi brevissimi siamo riusciti a mettere in campo, grazie alla collaborazione e alla sensibilità dimostrata dagli istituti bancari e dal sistema Confidi, più di una misura per dare risposte concrete alle imprese. Anche il BIM ha voluto aderire a questa proposta, evidenzia il presidente Alan Vaninetti. Questo protocollo d'intesa è un primo passo, ma molto ancora bisognerà mettere in atto per rilanciare il comparto produttivo e tutta quella filiera legata ai servizi e al commercio turismo, che maggiormente hanno risentito e continueranno a risentire di questo momento di crisi pandemica. Desidero sottolineare, dichiara Loretta Credaro, presidente della Camera di Commercio di Sondrio, il momento di grossa difficoltà che il sistema economico provinciale sta attraversando. Penso in particolare a chi ha ancora chiusa la propria attività o la sta portando avanti a regime ridotto, mentre un ringraziamento va a tutti coloro, imprenditori e lavoratori, che in questi mesi hanno svolto il loro lavoro di pubblico interesse, a volte anche in condizioni di grossa incertezza. La ripresa si annuncia difficile con molte incognite, sottolinea infine il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, ed è fondamentale che il territorio si presenti unito a fianco delle attività produttive, commerciali e turistiche per sostenerne la ripartenza con tutti i mezzi, a cominciare da quelli finanziari. Siamo ora alla pagina della cronaca. Tragedia questo pomeriggio a Rogolo in via Stazione 11. Un uomo a essere le sue iniziali, classe 67, alla guida di un furgone Renault, è stato colto ad un infarto. Il dramma si è consumato attorno alle 15. Gli operatori del 118, prontamente arrivati in soccorso, hanno provato a rianimare l'uomo, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri di Morbegno per i rilievi di rito.
Ed ora voltiamo pagina. Siamo alla tanto attesa fase 2, un primo ritorno, una parvenza di normalità per rimettere in moto il ciclo produttivo del paese. Con le dovute precauzioni e protezioni, anche Sondrio questa mattina si è risvegliata con più gente al lavoro. I particolari nel prossimo servizio. Da questa mattina 4 milioni e mezzo di italiani sono tornati al lavoro, un piccolo passo verso la normalità. Si vede e si sente anche per le vie di Sondrio e anche i mezzi pubblici naturalmente sono tornati a rivestire il loro importante ruolo nella vita sociale degli italiani. Mettiamola così, è come una partita di calcio. Nel primo tempo abbiamo cercato di limitare i danni contro un avversario più forte. Ci saranno sicuramente i supplementari e la partita la potremo vincere ma solo ai rigori. 9 luglio 2006 a Berlino contro la Francia. Vi ricorda qualcosa? La fase 1 tutto sommato era semplice, tutto era vietato quasi. Nella fase 2 toccherà anche a noi avere un senso di responsabilità per seguire le regole dettate. Oggi sono stati molti i negozi, le imprese, i servizi che hanno potuto finalmente riaprire, nonostante il governo abbia deciso di scaglionare la ripartenza in 4 diverse date, 27 aprile, 4 maggio, 18 maggio e 1 giugno. Hanno riaperto i battenti le attività attive nei settori dell'edilizia, delle manifatture e delle costruzioni edili. Come noto, per bar e ristoranti la fase 2 comincerà il 1 giugno, ma nell'attesa, da oggi sì al servizio di asporto e consegna a domicilio. Stringenti anche le norme per la sicurezza. Negli spazi comuni è obbligatorio utilizzare le mascherine e distanziare le postazioni. Si deve sanificare gli ambienti. Occorre fornire gel e guanti. Le imprese che non rispettano le regole rischiano la sospensione temporanea dell'attività. Uno sforzo particolare in termini di norme di sicurezza è stato chiesto al servizio di trasporto pubblico locale che si è adeguatamente attrezzato, ma anche qui la responsabilità delle persone farà la differenza. E stamattina ha ufficialmente rialzato la serranda anche il consorzio turistico Sondrio e Valmalenco. Naturalmente anche da oggi resta obbligatorio l'uso delle mascherine, così come la corretta distanza fra persone, una serie di accorgimenti alle quali dovremo abituarci e prestare fede anche nei prossimi mesi. E infine una battuta. A nessuno piace pagare il parcheggio nelle strisce blu. Da stamattina, almeno nei comuni di Sondrio e Morbegno, è stato però ripristinato il servizio di parcheggio pagamento. Facciamo che anche quella monetina che malvolentieri inseriamo nel parcometro sia un piccolo passo verso il ritorno alla normalità. Una Sondrio che in questo lunedì insolito piano piano si è riaperta, piano piano si è rianimata, un piccolo passo verso il ritorno a una normalità. Restiamo dunque in tema ma ci spostiamo in Val Chiavenna perché anche Chiavenna vive giorni tremendi a causa dell'emergenza sanitaria. Luca Della Bitta, sindaco di Chiavenna, invita i cittadini a non abbassare la guardia, ma confida anche in una ripresa il più veloce possibile. Fra i suoi inviti, acquistate prodotti locali. Sentiamo di più nel prossimo servizio. Era lo scorso mese di gennaio. Con Luca Della Bitta, sindaco di Chiavenna, commentavamo i numeri record del turismo in Val Chiavenna e le prospettive di crescita e promozione in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sono passati 3 mesi. In mezzo una pandemia che ha stravolto le nostre vite, un numero impressionante di morti e di malati. Sono cambiate le priorità, non la voglia di fare di un sindaco che, con parole di coraggio, si rivolge ai propri concittadini. L'emergenza sanitaria non è finita, dobbiamo convivere con la presenza del virus e quindi le parole d'ordine restano la sicurezza, l'attenzione alla salute, le regole, le mascherine, la distanza. Tutta una serie di accorgimenti su cui stiamo lavorando anche a livello di valle per costruire una situazione di sicurezza. Ora però è il momento di provare a ripartire, provare a rialzare la testa e quindi ripartire anche con le attività personali di uscita, un po' di libertà che tanto abbiamo apprezzato non avendola in questo periodo, ma ripartire anche come sistema economico, come attività di impresa. Le nostre imprese stanno stringendo i denti, sono in una situazione veramente difficile. Ora ci attendiamo risposte concrete, importanti dall'alto, dalle istituzioni nazionali, però vogliamo fare la nostra parte cercando di dare una mano per quanto possibile a livello comunale, cercando di aiutare a ripartire questa terra e le sue attività di impresa. Per questo sarà importante per tutti stare vicini, accompagnarle, affidarsi a loro, acquistare i prodotti, affidarsi ai professionisti locali, agli artigiani, agli studi di servizio. Una scelta, un patto insomma tra i cittadini e la propria città.
L'emergenza sanitaria si intreccia dunque alla crisi economica con la quale dovremo fare i conti nei mesi a venire. La voglia di ripartire deve tener conto della situazione di emergenza e delle limitazioni che restano in vigore. Crediamo sia giunto il momento di ripartire, di farlo con la testa, quindi senza pensare che tutto è tornato come prima, purtroppo non è così, ma ripartire con regole chiare e far ripartire anche le attività lavorative, le imprese, l'economia, pensando con futuro, pensando al futuro con positività, con speranza. Io sono certo che, così come dico grazie alla nostra popolazione, ai nostri cittadini che davvero si sono comportati molto bene in questo periodo, ci hanno aiutato nel rispetto delle regole, sono certo che altrettanto insieme quest'altra sfida, oltre la pandemia, quindi l'aspetto sanitario, la sfida economica di un territorio, la vinceremo lavorando insieme. Il turismo, dicevamo. Anche qui siamo all'anno zero. Anche qui Chiavenna vuole rialzare la testa. Restiamo in qualche modo ancora in tema. Ripartenza oggi senza intoppi per il trasporto pubblico locale. Non che esistessero preoccupazioni, quantomeno per il fronte dei bus. Le criticità, come del resto anche in fase pre-emergenza, riguardano e riguardavano i treni, sia perché esistono estesi buchi orari da colmare, sia per l'aspetto legato a sanificazione e pulizia. Ne abbiamo parlato oggi con Giorgio Nana, numero 1 della CGL Trasporti Provinciale. Vediamo il prossimo servizio. Fase 2 iniziata con prove del 9 per il trasporto pubblico locale più che superata, forse anche perché con i ragazzi a casa da scuola e il numero di corse dei bus comunque incrementato, il problema del distanziamento è quasi un non problema, almeno per ora. I posti saranno ridotti perché, diciamoci la verità, per adesso il problema forse non esiste, dovremo vedere poi nei giorni a venire. Per noi comincerà magari da quando ci sarà un po' più di libertà, che magari cominceranno ad arrivare i turisti. Ne parlavamo che stamattina con alcuni autisti, magari il problema ci sarà anche sui pullman. Per adesso potranno viaggiare, diciamo, il 50% dei passeggeri e non di più. Poi magari, non so, naturalmente provvisti di mascherine e di guanti. A definire i termini della ripartenza, la videoconferenza del 1° maggio con i rappresentanti dell'Agenzia del Trasporto Pubblico del Bacino di Sondrio e delle principali ditte attive nel settore, la consigliera regionale Simona Pedrazzi e le organizzazioni sindacali. Ma se riguardo ai bus non ci sono davvero preoccupazioni di sorta, il capitolo dolente, tanto per cambiare, è ancora e sempre quello dei treni. È stato aumentato il numero delle corse anche per i pullman. L'80% dei pullman da oggi, 4 di maggio, l'80% dei pullman viaggiano. Purtroppo non è così per i treni, perché ad esempio a Lecco viaggia l'80% dei treni, a Sondrio siamo rimasti al 35%. E a noi questo non va bene, non è che noi vogliamo fare problemi, però l'abbiamo già detto anche all'incontro l'altro giorno che c'era la consigliera regionale Pedrazzi, abbiamo detto non è possibile che in una provincia come quella di Sondrio il treno parte al mattino alle 7:40 fino alle 13:40 non c'è un altro treno, idem alla sera venire in sud a Milano, l'ultimo treno parte alle 18:20, hanno tolto 3 treni e questo per noi non è possibile, insomma. Ci sono buchi, meglio voragini di ore sia al mattino che la sera da colmare, ad esempio. Sappiamo che ci sarà un aumento dei treni anche in provincia di Sondrio, ma solo dal 18, oggi ne abbiamo 4, mi sembra che sia un po' eccessivo il periodo nel rimanere ancora col 35% dei treni. Mi auguro che la regione faccia la sua parte e non chiediamo 25 treni. Assolutamente, sappiamo benissimo che per il momento quelli che girano sui treni sono ancora pochi, però almeno un paio di treni in più, uno al mattino e uno alla sera per tornare in Valtellina ci vogliono. E se non bastasse c'è pure un altro aspetto di enorme criticità, la pulizia. Siccome abbiamo fatto più volte le segnalazioni di questi treni di 40 anni con sedili che erano non sporchi ma lerci, voglio vedere che quale tipo di sanificazione abbiano fatto, perché non è così semplice andare a sistemare quei treni. Ecco, poi per l'amor di Dio io credo che qualcosa si sia fatto, ma c'è ancora tantissimo da fare. Purtroppo i pulitori, i famosi 7 pulitori, ce ne sono 4 qui a Sondrio e 3 a Tirano, quelli di Tirano l'acqua ce l'hanno, questi di Sondrio no, ma il problema rimane proprio quello del fornire l'acqua alle cisterne dei bagni, dei treni, insomma parliamo di igiene, di pulizia, ma se mi immagino quei poveri cristi che sono fuori a pulire i treni, andando nei servizi igienici a prendere l'acqua per poter pulire i treni, mi immagino che tipo di pulizia possano fare.
consentono di acquisire maggiori conoscenze sulla reale circolazione del virus nella popolazione, fornendo anche le indicazioni utili per affrontare la fase 2 in maggiore sicurezza. Si tratta dei test sierologici che da domani mattina cominceranno ad essere effettuati anche in provincia. Ce ne parla Sara Baldini. Da domani ai centri prelievo di Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna e Sondalo prenderà il via l'esecuzione sulla popolazione dei test sierologici per la ricerca degli anticorpi contro il coronavirus. Il test consiste in un prelievo venoso ed è rivolto in questa prima fase al personale sanitario che lavora in pronto soccorso e in reparti a contatto con pazienti fragili. Possono sottoporsi al test le persone che sono giunte al termine del periodo di isolamento domiciliare fiduciario dopo 14 giorni in assenza di sintomi. I cittadini non possono richiedere direttamente l'esecuzione del test, ma lo effettuano su base volontaria solo su invito di ATS o richiesta del medico curante. Se l'esito del test è negativo, significa che la persona verosimilmente non è venuta in contatto con il virus e allo scadere dell'isolamento può ritornare in comunità. Se l'esito del test è dubbio, la persona deve ripetere il test dopo una settimana. L'esito del test invece è positivo, la persona effettua il tampone nasofaringeo per la ricerca dell'RNA virale. In caso di tampone negativo, la persona allo scadere dell'isolamento può rientrare in comunità. Se il tampone è positivo, il soggetto diventa caso Covid e si procede all'isolamento obbligatorio con tutto quanto ne consegue, compreso l'isolamento fiduciario dei contatti stretti. Aderire al test è importante perché la valutazione complessiva dei risultati consentirà ad ATS di acquisire maggiori conoscenze sulla reale circolazione del virus nella popolazione lombarda e in quella specificamente dell'ATS della montagna, fornendo anche indicazioni utili per affrontare la fase 2 in maggiore sicurezza, senza dimenticare mai l'importanza di continuare a utilizzare i dispositivi di protezione e a mantenere le regole di distanziamento sociale che finora hanno permesso di contenere la diffusione del contagio. Importante notizia per il futuro del Morelli di Sondolo. Nella seduta del Consiglio regionale di oggi è stata approvata la mozione del consigliere Michele Uselli, più Europa Radicali, a tutela delle persone con lesione del midollo spinale trattati nel complesso unipolare dell'azienda ospedaliera di Valtellina e Valchiavenna. La mozione approvata impegna la Giunta regionale a mantenere in essere il modello di unità spinale a Sondolo. Ed ora voltiamo pagina. A Sondrio, lo scorso sabato, porta aperta al mercato di campagna Amica Col Diretti, l'appuntamento settimanale con i prodotti della nostra terra, torna così nell'agenda dei consumatori. Ma i particolari li possiamo vedere nel prossimo servizio. Fase 2. Una partenza da cronometristi, quella del mercato coperto di campagna Amica a Sondrio. Nella struttura dislocata dinanzi alla stazione ferroviaria del capoluogo e nel pieno rispetto di tutte le misure atte a prevenire il contagio di questo virus, con il quale sempre di più stiamo imparando, ahi noi, a convivere, sabato mattina tutti i produttori sono tornati ad occupare i propri banconi dinanzi ad un pubblico di acquirenti soddisfatti e soprattutto felici di essere tornati ad una delle più consuete e sane abitudini, quella del fare la spesa al mercato di Col Diretti, appunto. Buona la prima, assolutamente, e quindi siamo tutti soddisfatti perché siamo stati capaci appunto di essere pronti a partire appena le condizioni giustamente ce l'hanno permesso. La ripresa di un'attività in realtà mai veramente interrotta, considerando che già dalla seconda metà di marzo aveva preso avvio un servizio di consegna a domicilio di buona parte degli alimenti prodotti dagli agricoltori di Col Diretti, grazie al servizio di trasporto offerto dai volontari di Croce Rossa Italiana e Protezione Civile. Il consumatore ha fatto gli ordinativi all'azienda di vendita diretta e noi poi al sabato, appunto per mantenere anche il giorno del sabato, abbiamo organizzato, diciamo così, la distribuzione che poi praticamente è stata fatta, come dicevo prima, dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile. La cosa è andata bene, siamo sempre andati oltre le 200 consegne e non solamente in Sondrio, ma abbiamo fatto anche le frazioni, Tresivio, Faedo, Albosaggia, Caiolo. Il mangiar sano non si ferma dunque, portando genuinità sulle nostre tavole e dando respiro ai tanti produttori della nostra provincia. E c'è da dire che tutto sommato le regole imposte dal protocollo anticontagio non sembra abbiano rappresentato un grosso impaccio alle operazioni di acquisto di una clientela comunque numerosa sin dall'apertura dei battenti. Norme igieniche e di distanziamento anche attraverso il posizionamento di barriere in plexiglass pienamente rispettate.
Il distanziamento dei banchi un metro uno dall'altro, il distanziamento di un metro quindi degli operatori, un distanziamento di un metro dal banco, anche se poi i nostri banconi sono profondi 1,20 m, per cui però un eccesso di prudenza in questi casi sicuramente è meglio. Per cui abbiamo messo insieme le cose che ci hanno richiesto, le cose giuste. Un inizio di ritorno alla normalità, dunque, nel quale ci toccherà inoltrarci con molta cautela. L'imperativo è lasciarci alle spalle uno dei periodi più cupi della nostra storia, del nostro vivere sociale. La voglia di ritornare alle consuetudini si è fatta bisogno. Basti pensare che dinanzi ad un mercato che avrebbe aperto alle 8 di sabato mattina, alle 7:20 già si potevano scorgere tante persone in fila, pronte a fare acquisti tra i banchi, come ai vecchi tempi. Alle 7:20, 7:30 c'era gente che voleva entrare, però naturalmente noi volontari abbiamo detto di arrivare solamente alle 8 perché bisognava prendere la temperatura, bisognava organizzare bene le cose, per cui hanno dovuto aspettare. Però ecco, quello che è venuto fuori è stato, nessuno ha fatto problemi. Talamona piange la scomparsa di Renato Cucchi, responsabile dell'ufficio tecnico del comune. L'uomo, classe 1959, era molto conosciuto e stimato in tutta la provincia di Sondrio. Era impiegato comunale addirittura dal 1980. Questa mattina si sono svolti i suoi funerali. Ed ora la pagina politica. Il presidente della comunità montana di Morbegno, Emanuele Nonini, risponde agli attacchi del sindaco di Ardenno, Lauro Bonat, il servizio e di Simone Belletti. Dopo le polemiche sollevate dal sindaco di Ardenno, Laura Bonat, contro la comunità montana di Morbegno, arriva la risposta del presidente dell'ente, Emanuele Nonini. Assenza, mancanza di supporto agli enti pubblici, incapacità di svolgere un ruolo propositivo e di guida, i capi di accusa mossi dal primo cittadino di Ardenno. Secondo Nonini, la CM non ha combattuto da sola la battaglia contro il virus e ha fatto la sua parte durante questa emergenza sanitaria. Non dobbiamo dimenticare che l'emergenza sanitaria è competenza dei sindaci, i quali tutti hanno, a mio avviso, agito in maniera perfetta e corretta nei propri territori, nei propri comuni. È competenza della prefettura, la quale ci ha sempre dato le linee di indirizzo da seguire. È compito e competenza della regione, la quale si è sempre espressa per mezzo del presidente con le sue ordinanze, è competenza dello Stato, che il Presidente del Consiglio con i suoi DPCM ha sempre spiegato cosa doveva fare. Io dico, la comunità montana ha fatto quello che doveva, ha continuato a erogare tutti i suoi servizi. Nonini afferma che la comunità montana è sempre stata al fianco di tutti i sindaci del mandamento, pur ritrovandosi a ranghi ridotti causa la diffusione dell'epidemia. Sinceramente faccio fatica a capire quali sono state le assenze della comunità montana. E le dico, nella conferenza che si è tenuta l'altra sera, queste assenze non sono state espresse o rappresentate. Ci saranno comunque altre occasioni di incontro in cui magari verranno dati dei suggerimenti che volentieri verranno accolti. Nonini si è espresso anche sul tema RSA. Non sono ospedali e nemmeno dei reparti di malattie infettive. Sono state investite da un vero e proprio tsunami. Non è corretto, secondo il presidente, puntare il dito contro qualcuno e cercare per forza dei colpevoli. Il problema non spetta la comunità montana, che non ha alcuna competenza a livello sanitario, ma è legato al sistema. Noi abbiamo visto in questi mesi che le residenze sanitarie assistite hanno avuto una situazione drammatica, perché dobbiamo pensare che queste sono delle strutture che sono state pensate e sono state gestite fino a 2 mesi fa, quindi stiamo parlando di pochissimo tempo, per dare sollievo e assistenza a degli anziani. Beh, per lo sport infine vi diamo nota e conto dell'annullamento dell'Alta Valtellina Bike Marathon edizione 2020, che era in programma a luglio ed è per motivi facilmente immaginabili, è stata
rinviata all'anno prossimo e naturalmente cercheremo poi di rifarci nei prossimi mesi anche per quanto riguarda lo sport. Invece in conclusione il nostro andrà tutto bene, come sempre riceviamo i contributi dei nostri telespettatori. Oggi tocca a Giuseppe Buzzetti di Bema che nella stalla allieta le sue mucche con la musica. Chissà se anche la produzione di latte trova conforto nelle note del suo sax. Vi ricordo di inviarci tutti i vostri contributi video al 392 80 80 870. Vediamo. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per l'attenzione con la quale ci avete seguito, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Telesondrio News. Al Quadrifoglio, a Sondrio, il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile. Al Quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti, camiceria, maglieria, calzature e accessori uomo delle migliori marche. Al Quadrifoglio, l'abbigliamento maschile di qualità, al prezzo giusto. Ci trovi a Sondrio in via Caimi 72, telefono 0342 51 49 71. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna. Da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour, un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna. Abbigliamento, borse, accessori e calzature. A Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari. L'idea che non avevi in testa. A Sondrio, in via Bonfadini 9/A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19. Giovedì, aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35.